Salve a tutti amici, in questo video parleremo di quell'ultimo momento prima di morire, delle ultime parole di chi ha lasciato questo mondo, ma ovviamente mi concentrerò su quelle più inquietanti. Siete pronti? Iniziamo! Prima di iniziare, vi ricordo che come partner Pumpling posso darvi un codice sconto da utilizzare sul sito. Il codice è DIVERTE. Se lo utilizzate a fine acquisti, otterrete dei calzini fighissimi in omaggio e aiuterete il canale. Date un'occhiata al sito se vi interessano magliette nerd o simpatiche di qualità a prezzi bassi. Voi, i vostri amici o i vostri parenti, ovviamente. Chiunque può usare il mio codice sconto. Ci sono continuamente promozioni, per cui ricordate di controllare anche in seguito. E non dimenticate il codice a fine acquisti. DIVERTE. Trovate il link per il sito in descrizione e nel primo commento fissato in alto. Una persona anziana, sul letto di morte, disse queste ultime parole. Non hanno gli occhi. Un'infermiera stava per lavare un paziente, ma questo, stranamente, si rifiutò dicendole: La prossima volta che mi laverai, sarò morto. L'infermiera continuò con gli altri pazienti, fino a che non ricevette una chiamata di aiuto. Era proprio quel paziente, ed era morto. Un medico raccontò quale fosse stata la frase più inquietante che aveva sentito da un suo paziente durante il trapasso. La frase era: Vedo una luce brillare. Cavalli. Non hanno gli occhi. No! No! Una signora anziana gentile disse all'assistente sanitaria che voleva indossare un abito bianco. Quando le venne chiesto il motivo, rispose che l'uomo in nero era qui. Guardò verso l'angolo della stanza. L'assistente sanitaria controllò, ma non c'era nessuno. Fu in quel momento che un testimone entrò nella stanza e le chiese di descrivere cosa stesse vedendo. Rispose con quelle ultime due frasi, prima di morire. È tutto vestito di nero e indossa un cilindro. Poi sussurrò: E ha gli occhi rossi. Un paziente in ospedale, poco prima di morire, disse: Sta per succedere qualcosa. Un tizio ebbe una morte orribile e per tutta la notte si lamentò di vedere il diavolo. Poi, prima di morire, disse: Il diavolo è stato nella mia stanza per tutta la notte, ma non preoccuparti, Dio è con te. In una casa di cura, le ultime parole di un paziente furono: Aiuto! Mi stanno torturando! Una signora anziana in punto di morte continuava a dire di non voler andare, ma l'ultima cosa che disse prima di morire fu: Perché loro sono qui? In ospedale, un paziente si rifiutò di farsi controllare la glicemia, cosa che, visto il suo passato clinico, era importante da fare. Dopo aver insistito, il paziente disse: Ho già visto in faccia la morte molte volte in passato. Dopo pochi minuti, il paziente morì. L'ultima frase è stata pronunciata dalla nonna di chi ha voluto raccontare la vicenda. Il cugino di quest'ultimo si era offerto di stare con la nonna tutto il giorno. All'una di notte, la nonna non faceva altro che continuare a guardare le scale. Il cugino le chiese cosa ci fosse che non andasse e lei gli rispose: Spera che quell'uomo sulle scale la smetta di fissarci. Più tardi, egli le disse che il giorno dopo sarebbero arrivati altri membri della sua famiglia e qui venne pronunciata quell'ultima frase prima della morte della signora. Non importa, domani sarò morta. E sarai morto anche tu. Dal momento che la nonna morì veramente, il cugino si spaventò molto, ma per fortuna non morì. E queste erano 10 frasi inquietanti pronunciate in punto di morte. Un saluto.